di essere qui con me oggi. Benvenuto nel primo negozio interamente dedicato all'ASMR. Io sono Chiara, mi conosci? Esatto. E questo negozio è stato aperto per festeggiare i 600.000 iscritti sul mio canale YouTube. Quindi, visto che ne fai e qui troverai tutti gli oggettini più particolari da mostrare nei tuoi video ASMR, da usare nei tuoi video ASMR. È il sogno di ogni persona che vive video ASMR, ma anche di ogni persona che lo guarda in realtà, avere qualche oggettino del genere. Ok, allora dimmi. Eri interessata? Microfoni o visto che sei la prima persona entrata in questo negozio, il primo in Italia, voglio mostrarti degli oggetti che non ho mai mostrato neanche nel mio canale, presumo. Quindi super speciali, super preziosi. Poi ovviamente, se vorrai, ti mostrerò anche degli oggetti più famosi, nuovi. Che ne dici? Allora, dimmi. Ok, lo vedo. Hai le unghie corte? No, non ho le unghie finte. Ma perché? Ti dico il perché subito. Ci sono varie alternative al portare le unghie finte. Infatti ne ho tre. Due sono simili. Allora, e sono molto più riutilizzabili delle unghie finte, molto più comode, molto più ingegnose. Ti faccio vedere la prima subito. Ovviamente mi concentro molto anche sui suoni. Sono quelli che chiamano fermarli color, ma sono dei cavalieri fondamentalmente. E ti mostro subito. Praticamente tu semplicemente li puoi mettere così. Proprio sul dito. Un'alternativa utilissima, molto veloce. Questi sono incredibili. Oppure la seconda alternativa è questa qui. Questi sono degli strass. Sì, ne vediamo di tutti i tipi e possono essere usati per molti tipi di video, ma possono essere semplicemente usati per fare un po' di tapping e scratching. Quindi, di nuovo, facciamo l'esempio. Vedi?
inventa, si super inventa. Questi qui che ti ho appena fatto vedere, rosa, abbastanza grosse, oppure altrettanto interessanti, ho questi. Questi sono un po' più duri, non hanno gli spicoli. Io ad esempio questi sono i tipici più da decorazione che appunto si appoggiano sulla mano. Esatto, questi li ho usati anch'io, però me le Esatto, questa borsa ha anche il vantaggio di essere molto capiente, quindi adesso ci sono dentro gli strass, però tu ci puoi mettere dentro della carta, quella velina che mettono, non so, dentro le scarpe, o anche della plastica, qualunque cosa che scricchioli, e il suono dentro sarà ovattato. E terza alternativa al tapping, ti faccio vedere subito questo oggetto unico che ricorda un po' il guanto di Michael Jackson.
Tantissimissimissima. Perché è super particolare. Vedi anche proprio, vedendo nella thumbnail, solo proprio attira l'attenzione, quindi super consigliato. Ovviamente in realtà ti consiglio tutto quello di questo negozio perché sono tutte cose particolari per il tuo canale, che spero lo aiuteranno tanto tanto a crescere. Sempre facendoti ascoltare un po' di suoni col guanto, ti introduco un altro oggettino speciale, 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 nuovo. Ti piacciono i suoni nel legno? Perfetto. Senti solo la differenza fra il tuo pin con le mie unghie. Questa è leggerissima. Il tuo pin con le gemmine. Con questo è molto più facile fare meno casino. Tapping. Molto diversi tra loro. Sta per cadere tutto. Mettiamo via il guanto e ti faccio vedere subito questo oggettino in legno favoloso. Allora, lo trovi in questa scatola, ma te lo posso vendere anche silicone. È un rompicapo. Non so se tu già lo... Non so se tu già lo conosca. E senti un po' il suono. Molto delicato.
sempre in legno o anche quale suono mi piaccia di più fra questo e la stella. Te l'avevo detto che il legno è uno dei materiali più azzeccati per fare video ASMR. Sempre rimanendo sul legno, ho un trigger molto particolare, che è questo. E starei dicendo, quindi, allora, fammi prendere un accendino. Metto le cuffie così riesco ad ascoltarlo meglio, ok?
Questo è un bastoncino speciale che fa proprio il suono del fuoco. Sto progettando anche le candele proprio così, ci sto lavorando. Però ovviamente questo è in sconto perché è solo una prova, ma il suono è lo stesso. Con la candela diciamo che è un po' più comodo gestirlo. Ti sono piaciuti? Ok, allora vediamo di altro suono nuovo. Posso avere poi abbiamo il cubo di Rubik, questo è quello originale, vedi? Non so se si sente. Poi direi che di cose nuove io ho solo queste per ora. Ah, ho il ventaglio, questo qui, ma l'hai già visto, giusto? Quindi non so cos'altro ti può servire, qualcosa che ti piace. Sì, le lucette le vendiamo. Questo è un po' più profumato anche. E te li descrivo. Ti scrivo le differenze, poi tu sceglierai quale prendere, se prendere entrambi, eccetera. Dipende da quali trigger ti piacciono. Allora, questo, come vedi, è un po' più piccolo. Ha un po' meno pallini. Però ce li abbia duri, quindi non so se riesci a cogliere la differenza tra lo scratching qui, lo scratching qui è leggermente migliore qui, e anche il tapping è migliore qui, invece qui senti la differenza. Però invece comunque sono diversi, quindi dipende da te. Questo è anche calamita, ma per fare video non ci interessa in realtà, anzi forse un po' scomodo. Tra l'altro sì, ricapitolando, questo migliore per un po' meno per il tapping e lo scratching.
Io ti consiglio entrambi, nel senso che tra l'altro insieme vanno molto meglio. Esatto, io a volte faccio anche così proprio. Però insomma, entrambi. Ok. E infine, roba per i rollplay, giusto? Mi hai detto. Allora, posso avere rollplay di tipo estetico? Posso avere una bottiglietta di siero? Posso avere dei pennelli molto belli come questi. Questo è più unicorno, sirena unicorno, tanti colori. E sono particolarmente buoni per i video ASMR perché sono abbastanza ampi, vedi entrambi. Io consiglio sempre i pennelli. Un po' di sfocatura, comunque hanno presenza sulla telecamera, risultano più morbidi. Anche solo questo gesto molto bello, si fa anche rumore, è bello solo nella pioggia, anche a me piace tanto. E entrambi sono lunghi uguali. Entrambi queste cose di sirena. Di essere olografica, non è olografico, però questo ha la punta più chiara, quindi può essere migliore per fare i bracci in camera. Quindi insomma, decidi te. Ok, e però non c'è così tanta differenza. Ecco, poi come accessori possiamo avere questa collana, possiamo avere la collana di fiori, posso avere quel bracciale, posso avere questo per i rollplay estetici. Questa può essere usata come spugnetta esfoliante. Sia molto bella perché forma il cuore, quindi veramente esteticamente appagante. E poi ha questo suono, fare i trigger vicino al microfono o lontano dal microfono cambia totalmente. Senti. Senti qui. Si sentono più bassi qui. Un po' più cupo il suono. Qui invece un po'.
questo lo puoi usare così, mentre fai movimenti. Può essere utile per i rolli. Io adoro questo suono. Sì, non l'ho portato quasi mai sul canale. Per questo potrebbe risultare proprio nuovo. E poi sia bello per un video di suoni. Per un rollo. Utile per i rolli è questo. Questo è un quaderno semplicissimo che può essere usato come agenda. Quindi di solito a inizio video si chiede: ha preso un appuntamento, controllo. Questa agenda è molto buona perché ha un buon suono delle pagine abbastanza scricchiolante. Si può anche, volendo, bagnare le pagine, quindi renderle ancora più scricchiolanti e ancora più interessanti. Ma la cosa particolare è che fa dei suoni bellissimi. Che abbia proprio l'imbottitura, sia può fare dello scratching sulle paillette, sia avere un trigger visivo uditivo in contemporanea. Poi posso avere tutti gli oggettini per un roleplay medico, con la maschera, lo stetoscopio, non mi ricordo come si chiama, quello per le orecchie che fa anche luce, lo specchietto per dentro. Allora guarda, adesso tu prendi quello che vuoi, che io devo assistere una.
altro cliente e vai in cassa tranquillamente. Sono sempre, sempre, sempre qui. Ok.